che colgo l'occasione per salutare, ci parla molto bene del lavoro che sta svolgendo Bianchessi in questo periodo. Sì, no, Valentina la conosco da sempre, insomma, in tantissime occasioni abbiamo condiviso periodi biancocelesti, l'ho vista un paio di settimane a Formello quando ho fatto la voce tecnica per la diretta radio e TV per la Sky Channel, per cui insomma, ripeto, il rapporto personale nei confronti di lui biancocelesti è pressoché inossidabile, insomma, è frutto di grande passione, di grande amore verso questi colori e so che lei, insomma, lavora costantemente nel settore giovanile e ha grande attenzione di tutti, insomma, sicuramente questi signori che sono voi stanno facendo un lavoro importante, noi abbiamo confronti mensili con Stefano Pasquinelli, che è responsabile dell'attività di base, e capisco bene attraverso le sue parole, attraverso insomma, i principi che applicano anche nei bambini dell'SS Lazio, quali sono insomma, i valori che vogliono infondere a questi bambini qua, per cui insomma so che stanno facendo un buon lavoro e per cui insomma auguro sempre meglio ai ragazzi biancocelesti, perché spero sempre che qualcuno di loro possa poi arrivare così a calcare campi importanti e fare insomma vedere un bambino Certo. che cresce attraverso anche la primavera, poi esordire in prima squadra, insomma, è motivo di soddisfazione per tutti quanti. Io qualche ragazzo l'ho avuto personalmente, l'ho visto esordire in Serie A, qualcuno gioca in B, qualcuno gioca in Lega Pro, in C, per cui sono ragazzi che sono passati anche attraverso il proprio operato, Beh, insomma il mio operato. E questo fa soddisfazioni. capire, sono soddisfazioni, sì, sono soddisfazioni che ti riempiono, oltre che per il piacere, anche per la passione che uno mette tutti i giorni sul campo. Buonasera Alberto De Cosmi. Sì, beh, sono un paio d'anni che la Lazio sta, il settore giovanile sta fornendo alle nazionali parecchi ragazzi, quindi insomma il lavoro è stato fatto bene. Io vorrei tornare un attimo prima al femminile, visto che lei ha allenato la Lazio femminile, come abbiamo detto prima, anche se in Serie B, e l'emergenza di questo calcio che adesso è arrivato anche su Sky, secondo lei dove può arrivare il calcio femminile? Fino a che possibilità ha di emergere un po' più rispetto a qualche anno fa? Ma guardi, io ho fatto il biennio dal 2015 al 2017, la squadra era in B, attualmente è in Serie B, anche se c'è stato un cambiamento dei campionati, una variazione più che altro, adesso la B è a girone unico, quando l'ho fatta io mentre era a quattro gironi. Prenderà sempre più piede, adesso ci sarà un passaggio che secondo me a breve ci sarà, che sarà quello del professionismo, perché lo statuto delle giocatrici è uno statuto dilettantistico, per cui si parla di rimborsi, non si parla di contratto, e quando ci sarà questo tipo di passaggio sicuramente ci sarà una svolta in tal senso, ma già un passaggio forte l'abbiamo avuto con il Mondiale quest'estate, io ho avuto la fortuna e la possibilità di visionare il mondiale del 2015, perché insomma quando sei un allenatore di squadre di A e di B hai degli incontri, confronti a Coverciano per almeno 3 o 4 volte all'anno, per cui si scambiano idee, si parla con il commissario tecnico della nazionale, si conoscono altri allenatori, anche allenatori delle squadre di Serie A. È chiaro che i media danno risalto agli eventi, danno risalto al movimento, alla categoria, soprattutto quella nazionale di Serie A, per cui diventa oggi più semplice. Però il passaggio forte ci sarà nel momento in cui insomma, si passerà al professionismo, perché poi in Europa ci sono già delle nazioni che praticamente le trattano come tali e di conseguenza insomma, ci sono dei parametri economici e di conseguenza anche di capacità organizzative di club stesso a fare squadre importanti. Ora in Italia su tutte la Juventus insieme al Milan, aggiungo la Fiorentina, la Roma,
sono quelle sicuramente più attrezzate, però ci sono società come Sassuolo, società come la Fiorenza, società insomma dove c'è un movimento sicuramente in crescita. Insomma, ho avuto modo di vedere l'ultima gara in casa, insomma, della Roma in TV contro ha giocato contro il Sassuolo, e, insomma, giocare già altre fontane, c'è stata insomma la storica partita dello scorso anno, il balzo lo scudetto della Juventus, hanno già dello stadio davanti a 40.000 persone, per cui il movimento sicuramente è in crescita. Io ne ho fatto parte e mi sento di farne parte, perché insomma mi ha lasciato una traccia importante, perché è un calcio che si può sicuramente sviluppare, però chiaramente i mezzi diventano poi determinanti per lo sviluppo stesso. Giusto. Sì, poi un po' il calcio femminile fa parte, la Lazio è stata a precorso ai tempi, perché ci sono dei nomi che attualmente vediamo e sentiamo spesso in televisione, che sono Carolina Morace, che ha militato nella Lazio, La Panico, che ha militato nella Lazio, il portiere della Lazio dell'epoca era Eva Russo, cioè, quindi sono nomi che ci riportano magari un po' indietro negli anni, però già la Lazio all'epoca dava importanza a questa sezione della polisportiva. Antonio, prego. Sì, no, io giro al nostro ospite una domanda di un nostro radioascoltatore che chiede: cosa ne pensate delle prestazioni di Milinkovic? È in calo o si sta sacrificando per la squadra? No, rispondo al primo, insomma, radioascoltatore. No, Milinkovic è un gran campione, ha uno spessore importante, giocatore con caratteristiche quasi uniche. Noi, io sottolineo sempre nei miei interventi radio, insomma, secondo me abbiamo il centrocampo più forte che c'è in Italia per qualità e anche per quantità. Lui sicuramente in questo momento qui si sta sacrificando, poi Simone Inzaghi l'ha spesso sottolineato, per dare quella libertà a Luis Alberto di qualità che lui chiaramente ha nelle proprie corde, ma insomma di posizione che spesso si va a assumere in campo. C'è bisogno chiaramente, oltre che di leva o di chi assume quella posizione da play basso, di un giocatore che dia anche sostanza al centrocampo, perché senza equilibri possiamo avere tutte le forze del caso, ma senza equilibri poi non si va da nessuna parte, soprattutto in Serie A, soprattutto quando ci si confronta con club importanti e con squadre particolarmente organizzate. Per cui Milinkovic in questo momento qui sta dando il suo contributo, ma è un contributo che lo vediamo tante volte nella nostra metà campo, magari negli anni passati eravamo abituati più a vederlo nella metà campo avversaria, però i suoi colpi di testa, il suo modo di farci salire, il suo modo di sfruttare la propria fisicità, le proprie qualità ci sono sempre. È chiaro, ripeto, in un'economia della collettività, in un'economia così globale, è chiaro che un giocatore della sua struttura e delle sue capacità diventa fondamentale per mantenere dell'equilibrio di cui stavo appena parlando, insomma. Beh sì, anche perché pure il mister ieri sera ne ha parlato di questo argomento, di Sergej Milinkovic, proprio usando queste parole. E per quanto riguarda... No, ma... Sì, prego, prego. No, dico, le parole di Simone le leggo, le sento con regolarità, perché comunque lui è un grande equilibratore, un grande motivatore, un grande conoscitore dello spogliatoio e dell'ambiente, per cui avendo questa cura maniacale del particolare, ieri ha dedicato la vittoria al proprio staff, ma non è una retorica da parte sua, è un modo reale di cui vive la quotidianità di Formello. E in questo momento qui, se stiamo un po' legittimando fortunatamente il risultato attraverso le prestazioni, io dico anche spesso ai nostri bimbi, insomma, le prestazioni non sono ma casuali, ma sono frutto di coralità, frutto di unione, frutto di coesione, frutto di compattezza e frutto soprattutto di volontà di pensare alla stessa maniera, insomma. È il singolo che si mette a disposizione del collettivo, e il collettivo diventa sempre più forte nello sfruttare le singole individualità. Di Cosmi, vorrei uscire un attimo dal calcio giocato, perché vorrei una sua opinione. La settimana scorsa abbiamo parlato, era
40 anni dalla maledetta domenica di Vincenzo Pavarelli abbiamo avuto appunto il figlio in diretta con noi, e oggi c'è stato pure un convegno in ricordo di Vincenzo Pavarelli e un suo pensiero a riguardo. Ma il pensiero mi viene naturale, le dico che ero presente, io ero presente in Regione Lazio, conosco Gabriele Pavarelli personalmente da quasi 15 anni, ho avuto un invito da parte della Regione a poter partecipare, l'ho accettato con grande piacere, ma comunque è una cosa che mi veniva dentro, da dentro. E quando quell'episodio lo ricordo, sono classe 67, per cui avevo 12 anni, il periodo in cui anche mio padre mi portava allo stadio, per cui quella domenica la ricordo perfettamente, la ricordano un po' come tutta l'hanno raccontata quest'oggi, perché insomma dalla presentazione di Giuseppe Cangemi, vicepresidente della Regione Lazio, a Cucchi, a Gabriele Pavarelli, a Sky, che ha voluto fornire insomma attraverso il servizio che ha dedicato poi all'evento insomma che è successo 40 anni fa. Il pensiero mio sono cose che nel calcio non dovrebbero mai accadere, ma non dovrebbero accadere proprio come episodi di violenza. È chiaro, all'interno di un rettangolo di gioco, in un'area dove insomma c'è un'attività sportiva, dovrebbe essere veramente il sano senso di andarsi a godere l'evento o di poter partecipare, come accadeva tanti anni fa quando insomma si andava con le famiglie, quando veramente, come hanno detto questa mattina, ci si portava il panino con la frittata, e per noi era motivo di grande gioia. Spesso si aspettava proprio quell'evento perché papà ti apportava allo stadio, eccetera. Per cui conoscendo Gabriele, avendo visto con Gabriele, condividendo Gabriele, oggi ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo parlato per diversi minuti insieme, mi ha anche ringraziato tra virgolette in sala insomma della mia presenza, perché ha usato un po' un aneddoto per arrivare un po' alla mia presenza, ma a prescindere dalla mia presenza c'erano tantissimi bambini, anche le scuole presenti. Messaggio forte che c'è, se non c'è di essere violenza in nessun caso, ma soprattutto nello sport, perché è un motivo di aggregazione, è un motivo di partecipazione e soprattutto di condivisione. E quando si perde una vita umana per un gioco, insomma, purtroppo non stiamo parlando di nulla, ma di qualcosa che è realmente è successo, qualcosa che deve far riflettere, ha fatto riflettere noi che siamo verso questa disgrazia, ma riflettere anche i giovani che oggi insomma si affacciano magari la prima volta a seguire le partite, eccetera. Infatti l'invito proprio di questa mattina ai giovani era di cercare di vivere la propria gioventù in maniera sana, in maniera ragionata, in maniera equilibrata, e non magari andare appresso a un qualche cosa che magari poi ti fa fare una cosa sbagliata. Sì. Per cui la Regione, hanno ringraziato la Regione Lazio che ha preso iniziativa di tutto questo, e ho condiviso questa mattinata con veramente con tutti gli aggettivi del caso, con passione, con sentimento, con tutto quello che avevo dentro. È stato per me un onore, un piacere condividere questi momenti anche a tinte bianco celesti, perché poi insomma un po' tutti lì, c'è stato l'intervento di Galeazzi, che non gode di buona salute purtroppo, attraverso un video, per cui è stato anche un momento bianco celeste, una storia che ci portiamo dietro da 40 anni. Andrea, posso? Vai Andrea. Sì, allora il mister, io preferisco chiamarti così, Roberto. Sì, a me va bene, perché effettivamente sono un web sono abituato, così da ormai da 6 anni, come tu sai. No, allora, parlando sempre di calcio giocato, cosa manca, tu che conosci l'ambiente Roma, ambiente Lazio, cosa manca a questa squadra o società per fare quel salto di qualità psicologico, io a questo punto lo chiamo, ma un salto di qualità che va un po' alla lunga, nel senso in un campionato intero, perché poi abbiamo visto che in una partita secca, in un trofeo che ci giochiamo in una finale secca, bene o male il risultato viene sempre dalla nostra parte. Però qui faccio riferimento a una serie di partite, a una serie di mesi positivi per poi fare lo stacco finale, per poi giocarci quella famosa e benedetta Champions League in modo un po' più tranquillo e non come è stato vissuto purtroppo quella notte tragica di sport, tragica sportiva di maggio con l'Inter.
Allora, io parto da un sano principio. Il sano principio è questo, che abbiamo